Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Sorelle e fratelli carissimi, vi auguro la pace di Gesù risorto, che la pace sia sempre con voi. La seconda domenica di Pasqua è anche la domenica, per volontà di San Giovanni Paolo II, della Divina Misericordia. Infatti ogni anno, la seconda domenica di Pasqua, si celebra la festa alla Divina Misericordia. È la domenica conosciuta anche come la domenica dell'Apostolo Tommaso, dell'incredulità dell'Apostolo Tommaso, che poi è anche la nostra incredulità. Cioè tutti quanti in un certo senso ci ritroviamo nell'Apostolo Tommaso, perché anche noi, pur professandoci cristiani, pur dicendo di avere fede, ma a volte questa fede può vacillare. E allora, nella pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, noi ritroviamo la presenza di Gesù risorto, che si presenta agli apostoli a porte chiuse, perché Gesù è risorto, quindi il suo corpo glorioso non è legato più allo spazio e al tempo, ma essendo glorioso vive una realtà, una dimensione diversa, che è la realtà che vivremo un giorno noi, quando saremo faccia a faccia con Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Nella pagina del Vangelo, quindi, oggi dobbiamo riscoprire la bellezza della fede, che è dono di Dio, dono ricevuto nel battesimo, dono in cui Dio stesso, mediante la fede, ci aiuta a credere in Lui.
quindi noi crediamo in Lui attraverso questo dono che nell'altra vita poi non occorre più, in quanto l'oggetto della nostra fede, così come della nostra speranza, della carità, l'abbiamo davanti a noi, ma che adesso, anche se realmente presente, ma in un modo diverso, noi crediamo per fede e la nostra fede è basata sul fondamento degli Apostoli. Ora, il Vangelo che abbiamo ascoltato contiene le due apparizioni di Gesù con Tommaso, ma anche senza Tommaso. Gesù è colui che viene, colui che si rende sempre presente e infonde quella pace, quella gioia che solo lui può dare, perché egli è la pace, egli è la gioia. In questa domenica, come abbiamo ascoltato, Gesù alita, soffia il suo spirito, il dono dello Spirito Santo, e questo Spirito Santo è dato alla Chiesa perché possa, con la sua forza, la sua potenza, continuare la missione per cui essa stessa è stata fondata, la Chiesa voluta da Gesù Cristo. E quindi quel soffio, quell'alito dello Spirito Santo, Gesù lo soffia ancora su ciascuno di noi, sulla Chiesa, su ogni cristiano, perché possiamo continuare la missione nel mondo anche oggi, adesso. E quindi pensiamo a questo Gesù che sta alitando su ciascuno di noi, e quel dono dello Spirito Santo possa rinnovare, ravvivare la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. E anche noi, come l'Apostolo Tommaso, possiamo fare la nostra professione di fede e metterci e prostrarci in adorazione di Gesù, l'unico Dio, l'unico Signore. E come Lui anche noi diciamo: mio Signore e mio Dio. La beatitudine che Gesù dice a Tommaso e agli altri discepoli è per noi: beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Amen, alleluia. Buona domenica della Divina Misericordia a tutti. Nel deserto con lui è sicura, il Signore è la roccia, lui dà l'acqua viva, la mensa prepara un popolo nuovo, la mensa prepara. La mia Pasqua è il Signore, a lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a lui voglio cantare. Pane bianco spezzato, vino dolce versato, per amore, alleluia.
il Signore, a Lui voglio cantare, la mia Pasqua il Signore, a Lui voglio cantare, pane bianco spezzato, vino dolce versato per amore. Nell'attesa con lui è preziosa, il Signore lo spirito in cuore alla Chiesa, soave presenza che dona speranza, soave presenza. La mia Pasqua è il Signore, a lui voglio cantare, la mia Pasqua è il Signore, a lui voglio cantare, pane bianco spezzato, vino dolce versato, per amore, alleluia, alleluia, alleluia. Thank you.